Vabbè, Goresh a parte che ci regala sempre dei top grossing. Che dici, Kinoz? Passiamo alla tier. Passiamo alla tier anche perché... Vabbè, c'è un pochino da parlare oggi, eh. Ci sarà un po' di che discutere. Aspetta che ti condivido lo schermo. Vediamo, vediamo. Eccolo qua. È questo qui, tan tan tan, in onda. Lo vedi? Sì, ci sono, ci sono. Perfetto. Ho messo anche la leggenda, dimmi se è tutto corretto per come abbiamo valutato i vari personaggi per quanto riguarda il numero di stelle e quello che sono. SP Free to Play a 7 stelle più, SP Classici a 7 stelle, i Legends Limited a 6 stelle, gli Zenkai a 7 stelle plus e i Legends Limited Zenkai a 7 stelle. Tutto giusto. Ovviamente le LF... Perfetto. È difficile trovarla a 6 stelle, però è per dargli un po' di dignità, cioè per sì, a 2-3 stelle, raga, sarebbero tutti in tier Z basso praticamente. Esatto, così diciamo almeno a 6 si vede un attimo il loro potenziale vero e proprio e vengono valutati decentemente. Cioè per in realtà Zenkai... è sempre stato così, ora lo mettiamo in chiaro per tutti, però sì, li abbiamo sempre valutati a 6 stelle, Legends Limited. Sì, sempre in questo modo. Per gli Zenkai ovviamente, i Zenkai vecchi come 18 Yel, Goku Super Saiyan 3, Bardock, Goku Super Saiyan 2, eccetera. Cioè, tranne account nuovi, raramente c'è gente che li ha sotto le stelle rosse, quindi non possiamo valutarli a 7 stelle normali come gli altri. Sì, quindi, anche ovviamente... perché pure con l'account nuovo ci hanno messo le missioni che con 2000 Chrono Crystal li porti a 7 stelle più un pannello Zenkai. Sì, sì, cioè veramente... Poi tempo un mese che giochi e gli fai qualche altra stella per forza di cose. Esatto. E per LF ovviamente, difficilmente avete LF a stelle rosse, quindi Zenkai il minimo consentito sono le 7 stelle. E rimangono 7 stelle comunque. Ok, direi che ci siamo. Quindi abbiamo già scoperchiato il tier B, il tier dei berdenti, oserei rinominarlo. Il tier più interessante della serata. È una magia questo tier, raga. Allora, partiamo, ci abbiamo praticamente un po' di vari scarti da alcuni team. Tipo abbiamo completamente il team GT, volevo metterlo ancora più basso io, riunirli tutti insieme, Omega, Goku Full Power, i due Super Saiyan 4 vecchi. Però giustamente non sono troppo sullo stesso piano e sono comunque meglio di altri personaggi che abbiamo lì in fondo. Quindi, partendo dal fondo, ci sono Trunks, Gotenks, la 21, mi spiace un botto, aspetteremo un suo Zenkai per poterla far risalire, però sta impicchiata come personaggio. I due Super Saiyan 4 dell'anno scorso, Vegeta del God, che alla fine è stato il personaggio che ha retto un attimino più botta tra tutti i vari personaggi dei movie di Broly usciti fino ad ora, esclusi gli ultimi nuovi. È rimasto basso. Però è sempre stato considerato meme, però è quello che è rimasto in vita, a galla, diciamo. Cioè, Samu Giochetto non è mai stato buttato fuori dalla tier. No, è immortale, è un personaggio veramente immortale. Poi abbiamo Broly e Chilai, che sono diventati praticamente la terza scelta blu per un team movie, e per nient'altro, Great Saiyan 1 e 2, che fanno schifo da quando sono usciti, i due GT un attimino più recenti, ma che però hanno veramente poco da dire ora come ora. Basil, il lupo più sfortunato di tutti perché è stato rimpiazzato praticamente da un colore blu Rival Universe che non è top tier di più. E dopodiché abbiamo Rosé che esiste, è ancora in tier unicamente perché è quasi l'unica scelta del team Godki come personaggio rosso. Volendo si può mettere anche Goku del futuro, quello red, però vi perdete una Z-ability, quindi non benissimo insomma. Vegeta Zenkai, Goku Super Saiyan Zenkai, e direi che questo tier ce lo siamo levati di torno. Beh, direi molto veloce, leggo tipo 21 sopra i due GT, 21 sì, un po' volendo, più alta. Sì, potremmo anche metterla un attimo più in alto, però stiamo comunque parlando di personaggi abbastanza fuffa. Gino Buonvino, sì, grazie sì, mille sì. Per il resub, bro. Anzi, per il primo sub, grazie bros, benvenuto. Ok, direi che questo tier, sì, se volete, cioè diciamo sono ordinati, sì, ma bene o male stanno tutti sullo stesso livello
scadente come personaggio ora come ora. Alcuni magari hanno un kit molto buono, parecchio parecchio buono, tipo Omega e Goku Full Power, ma non hanno praticamente un team. Volendo si potrebbero essere messi magari sopra tutto il tier. Però il problema resta, raga, non... cioè, non hanno team. Veramente, ordinare questi personaggi è un po' inutile, perché tanto sono PG che, vedi veramente pochissimo nel meta e stanno lì per completare gli ultimi tier, non per altro. Magari hanno kit decenti, però ormai sono belli che andati. Sono bolliti, sono bolliti. Togliere ormai Trunks o Gotenks dal tier, ma guarda, l'abbiamo lasciati un attimino perché comunque, cioè, non sono personaggi de merda, diciamo. A piccola LF, effettivamente, io avevo detto a Kine potremmo aggiungerlo, piccola LF. Ah, è vero. Aggiungiamolo, sì, comunque lo mettiamo qua in fondo anche lui perché... perché non è chissà che roba, ma in ogni caso non è così malvagio, ecco. Allora, piccola LF, andiamo a recuperarlo. Eccolo qui. Ah, vediamo se c'ho l'icona più carina, sì, Legends Limited. Ok. Boh, dove potremmo piazzarlo sto piccolo? Tipo... qua, ai livelli di Meme Geta. Sì, sì, tanto anche lui comunque secondissima scelta, visto da molti piccolo Zinkai. E poi in realtà non è che è un brutto kit, anzi. No, per nulla. Il problema è che c'è Demon King piccolo Zenkai che è meglio. Punto. Esatto, fine. Non si è giocato per quello. Non è mai stato eccelso, oltre... cioè, ha sempre avuto un buon kit, ma mai ottimo. E in più, boh, ha avuto una storia sfortunata, piccolo LF. Vero. Vero, vero. Ok, possiamo salire un pochino. Scoperchiamo il tier A. Completamente. Abbassate Baby. Non c'è più, raga. Purtroppo Baby non c'è più. È stato abbassato fin troppo. Ok, tier A. Abbiamo qualche nuovo volto che prima stava altissimo. Tipo un Shallot così che... che ora come ora dici, boh, dov'è che... perché dovrei giocare un personaggio del genere in un team full Zenkai? Vedi, sì, Saiyan. Sì, in ogni caso, partiamo un attimo dal fondo e motiviamo velocemente i personaggi. Trunks, Cell, Zenkai sono entrambi bench, pura bench. Abbiamo il Goku Red, appunto, Future, God Ki è un po' l'unica scelta rossa. No, nel Future non è l'unica scelta rossa, c'è Cell, quindi a maggior ragione la posizione così bassa. Nel God, chi volendo vedere, è meglio di Rosé come kit, ma non c'ha la Z-ability, quindi siamo messi un po' male. Super Vegito è in discesa, in picchiata, poverino. Tarless dovrebbe essere un pochino risalito forse dall'ultima tier, sì. Perché comunque Movie è risalito in generale. I due anche Goku verdi... troppo. Sì, non troppo, quello ma... il giallo, se non erro. È un po' dignitoso, esatto. Dopodiché, cioè, sì, diciamo che se non c'hai Gogeta, messo bene. Dopodiché sì. Ci sono i due Goku verdi che non restano bene o male gli stabili. Cioè, sì, potrebbero essere le uniche scelte giocabili come verde Saiyan in un Saiyan. Verde nel Movie no, perché io preferisco Metal Cura. Verde nel Son Family perché quel Goku Kaioken è Blaster, ma in realtà da nessuna parte vengono giocati perché... ok, non c'ho il verde ma c'ho tutti i Zenkai, quindi va bene comunque. Esatto, così. Esatto. Poi abbiamo la Fender, che non è sceso né salito, è lì un attimino stabile, un po' più sopra Basil perché è viola e non esistono altri viola nel Rival Universe, quindi c'ha questo come fattore positivo, ma poi per il resto non è un granché. Vegeta Legends Limited, quello verde del Godeki, poveretto anche lui, sta pian piano scendendo, è sempre buono come personaggio assolutamente, ma non è che andrete a sceglierlo rispetto ad altri personaggi, altre scelte, come possono essere, tipo nel Future c'è un certo Rosé Evo che sta decisamente sopra, nel Godeki ci sono Vados, c'è Beerus, nel Vegeta Family c'è Trunks Kid... poveretto non c'ha più praticamente nessun team dove è prima scelta e c'è anche la sua età comunque. Poi Vegeta Super Saiyan del Movie è un attimino salito rispetto a prima perché come Super Saiyan insieme a Bardock non gira così male, come Viola nel Movie non gira così male, per il resto non gira neanche benissimo.
Gotenks e Trunks Legends Road non sono malvagi. Diciamo che Gotenks rispetto alla scorsa tier forse l'abbiamo un po' alzato, un po' rivalutato in positivo, perché non è un completo bidone, specialmente valutato in un Team Legends Road. Nel Team Fusion non lo utilizzerete a meno che Kefla non ce l'abbiate, ma è difficile non aver Kefla dopo che era presente spammata nel banner di Goku Ultra Istinto, dove tutti ci hanno pullato per cercarlo. La mia 14 stelle, ma Goku Ultra Istinto non c'è. Dopodiché Nappa è sceso perché è uscito Gogeta Red e non puoi neanche dire tipo almeno Nappa c'ha la Z-Ability per il Saiyan Gogeta Red. No, perché anche Nappa comunque aveva una Z-Ability molto particolare di suo, e quindi non è assolutamente una perdita toglierlo dal team per sostituirlo con Gogeta Red, che è 1800 volte sopra, quindi Nappa penso che non salirà mai più e ha vissuto i suoi giorni d'oro. Gogeta Red, non quello di cui abbiamo parlato fino adesso, quello base form del movie di Broly, sempre un ottimo extreme, che anche lui non so quanto vedrà più il campo, visto che c'è Gogeta Zenkai 7 adesso e non c'è Red Fusion che tenga. Vegito giallo, è uscito Gogeta, non penso ci sia altro da aggiungere, resta buonissimo come personaggio, ma ripeto, è uscito Gogeta. Zamasu è semplicemente sceso, è un po' in discesa dagli ultimi mesi, non è uscito nulla che possa risollevarlo, quindi non c'è motivo di tenerlo più alto di così. Shallot praticamente non viene più giocato, vorrei sapere se qualcuno in chat ha visto dei Shallot ultimamente giocati in PvP, perché io non ne vedo da qualcosa come mesi e mesi e mesi. Kinozzo chiedono di te, c'è il Kinet, ho un attimino preso il sopravvento perché non c'è molto da motivare in questi tier bassi. Vedo Kinozzo che va dritto a parlare, quindi lo lascio spiegare tranquillamente. Partito in quinta. No, ok, nessuno praticamente vede Shallot, qualcuno sì nel Saiyan, però raga non è più una scelta. Sì, in sparring è rotto Shallot, ma non consideriamo le sparring queste tier. Tipo nelle BR, ci si è più forti nelle BR, ma fidati che nell'allenato del Godkin nemmeno lo metti più. Ha perso proprio spazio un po' ovunque, diciamo. Dopodiché, grazie mille Aladdin per la sub. Si è perso spazio ovunque il poveraccio, quindi non ci siamo. Poi, chi è che ci resta? Trunks Rage, Broly Zenkai 7, quello blu del movie, Hit e Vegeta Coat. Allora, parliamone un attimo, vabbè, Trunks Rage non c'è un granché da dire, era in discesa tempo fa e non c'è motivo per alzarlo. Broly blu dovrebbe essere un attimo salito rispetto alle ultime tier, perché comunque se non ci avete il nuovo Broly Legends Limited è praticamente la miglior scelta che possiate mettere come blu nel movie. Dopodiché non c'ha altre qualità. Zenkai Bench. Anche Zenkai Bench per il nuovo Broly Legends Limited, se ce l'avete. Hit, qualcuno lo vuole più alto addirittura, raga, Hit. Addirittura qualcuno vorrebbe Hit più in alto. Vediamo, dai, ci arriviamo dopo a Hit per poterlo posizionare eventualmente più in alto. Considerate, raga, che è considerata 7 stelle. Non è 14 stelle come magari potete avercelo, stelle parecchio rosse. In ogni caso, parliamo un attimo di Vegeta, che è la prima new entry di questa tier list, praticamente. 14 stelle per questo Vegeta, è buono lui come personaggio, assolutamente sì, è un gran bel personaggio, ma il problema è il suo team, è il Vegeta Family che c'ha qualche problematica. Molto Vegeta Family, sì. Lui serviva assolutamente per il buff agli HP, come l'oro praticamente, ma purtroppo il team resta senza Zenkai, l'unico Zenkai esistente sarebbe questo Vegeta qua, che fa pietà, quindi anche no grazie, e per il resto raga, se vi trovate contro team full Zenkai col Vegeta Family, per quanto voi siate bravissimi e skillati e sia il vostro team preferito e tutto quanto, però raga, non ce la fate a reggere sto confronto.
non regge magari la sua pure lui a 14 potrebbe meritarsi qualcosina in più. E poi vediamo con la S un attimo cosa fare, magari per sti due che sono i primi della A. Ok, però dai, a breve dai, scoperchiamo il tier e controlliamo. Allora, intanto vediamo se qualcuno c'ha qualcosa da dire. Radice Zenkai onestamente tolto, cioè c'è più che tolto, boh, potrebbe stare qua in fondo, qua sotto, ma non è un granché, così come Vegeta giallo Zenkai fanno abbastanza cacare entrambi. Vero, vero, quei due sono usciti un po' malino come Extreme e Zenkai. Alla fine Nappa ha avuto il suo momento di gloria e Frieza... Frieza ce l'ha tuttora, Frieza è immenso, ma il resto... Dai, vabbè, bene o male le uniche perplessità sono su su Tapion, su Hit e su Vegeta. A continuare a leggerlo. Su Hit e su Vegeta, quindi scoperchiamo la fine del tier S e vediamo un po' cosa abbiamo qua in fondo. Pam pam pam, ok. Allora, ci abbiamo Kid Kudispo, Ultimate Gone e Frizzel F come ultimi spot di questo tier. Vogliamo alzare Vegeta, vogliamo alzare un po' Hit, se lo meritano, potrebbero meritarselo comunque, perché prese 14, cioè 14 stelle Vegeta, 7 stelle Hit, volendo qualcosina si possono guadagnare. Magari, boh, Vegeta in tier S basso, boh, perché alla fine ci stanno Dispo e Kidku, che Dispo in teoria è la seconda scelta di Rival Universe se giochi Bergamo, sì. Però boh, lo vedo anche giocato, un po' così. Boh, Kidku non lo vedo più da nessuna parte, letteralmente. No, però c'è ancora in qualche team, ma non è assolutamente più una roba problematica. Cioè, diciamo no, che torna in vita una volta che muore, punto. È l'unica roba che dice, vabbè dai, devo dargli una combo in più per farlo fuori. Lo giochi buono, Legends Road. Non lo so, se vuoi possiamo tipo mettere Vegeta sopra quei due. Allora, sì, Vegeta lo spostiamo di qualche spot, ma sai che volendo anche sopra questo Gon Blue. Ma sì, tanto alla fine nel Son Family, boh, Ultian è tipo seconda scelta, nell'Hybrid della prima, però Hybrid... Cioè anche proprio considerando che lui ha 14 stelle, cioè questo Gon ha 7 stelle, sì, Evo, sì, sì, però sembra un personaggio finto Evo. Una volta che fa l'evoluzione diventa un personaggio a statistiche discrete, nulla di spaventoso. È il personaggio con le stazze più basse da Evo. È il meno Evo di tutti gli Evo, praticamente. Che è molto buono come kit, però boh, per me Vegeta si può mettere lì. Poi Hit, boh, Hit lo lascerei, no, cioè più che altro si viene giocato, oppure boh, dietro Dispo, sopra Dispo. Onesto, però se devo calcolare che quel kid qui a 14 Zenkai 7 lo demolisce Hit, raga, preso a 7 stelle. Cioè, se vogliamo rimanere nella teoria di questa tier list, un Kidku Zenkai 7 a 14 stelle lo massacra senza possibilità di risposta, unità a 7 stelle. Magari giusto ultimo dell'S lo metterei Hit, perché comunque fa cose paurose, ma non sopra Kidku. Ok, sì, dai, magari perché nel Rival Universe alla fine lo vedo giocato come scelta Yell. E viene preferito di parecchio a Ciampa, perché sono tutti strike oriented. Quindi a sto punto sì, dai. Pancrazzino, benvenuto nella Machine Fan, bro. Grazie per la sub. Ok, Hit spostato sul fondo dell'S. E ci sta, secondo me. Allora, qualcuno che chiede, raga, ma quel Gon Zenkai cosa ci fa lì? C'ha il suo motivo, ci arriviamo dopo, dai, anch'io ero un attimo in dubbio su questo spot, ci arriviamo dopo. Frieza Legends Limited, a mio parere, spot meritato, perché lui magari sta perdendo in altra gente che chiede di Gon Zenkai. Ok, parliamone subito, Kine. Ma del tour? Sì, bro. Vogliono più basso o più alto? Non ho capito. Penso che lo vogliano più in basso, cioè penso che... Allora, qualcuno più alto, qualcuno più basso.
Spiegateci, oh, raga, in chat. Spiegateci, no, in chat. Rimane un... Vabbè, Zenkai 7, quindi solito PC come stats allucinanti. Allora, lui è fortissimo, l'unico problema appunto è che l'hybrid si vede poco e quindi lui ha ancora di meno di conseguenza, e la lineup è sempre stata più ranged oriented, quindi lui essendo melee magari non si è mai trovato benissimo, però alla fine lui come personaggio è bello solido, viene coperto da Gon LF dell'hybrid, quindi sinceramente io lascerei anche lì, non mi... cioè più basso di così sotto Bergamo al massimo, ma... Poi boh, ci sta Trunks Kid, che in pratica sta nella sua stessa situazione, si gioca in hybrid dove copre Gohan, perché poi lui si gioca sempre Vegeta Family, ma abbiamo già detto che è un team fuori meta, quindi io sinceramente tra il kit di Gohan e Purzenkai 7 e Trunks Kid preferisco quello di Gohan e Purzenkai 7, sinceramente, quindi lascerei sopra. Poi c'è Majin Vegeta, che è rimasto solamente nel Vegeta Family, non si gioca da nessun'altra parte, e ripeto, quest'ultimo team non è che sia proprio al suo picco, al suo massimo, e poi troviamo i Regeneration, eccetera. Quindi io boh, al massimo lo metterei sotto Bergamo se volete abbassarlo, se no lo lascerei lì. C'è un sacco di indecisione anche in chat, leggevo, c'è gente che lo vorrebbe più in alto, c'è gente che lo vorrebbe più in basso perché non lo vede praticamente da mai, che era un po' il mio dubbio questo, perché lui come personaggio è molto buono, ma il team hybrid, cioè sarà una questione di ranked, non lo so, ma io non ne ho visto uno da non so quando. Perché o si gioca su un family oppure non si gioca, quindi l'hybrid sì. L'hybrid non esiste, tutti quelli che possono giocare su un family giocano su un family, l'hybrid non lo vedo mai e poi mai nella vita. Vediamo un attimo il commento, che allora ce ne abbiamo un paio da leggere. Alle riga, dovresti mettere un TRZ più S più, c'è troppa differenza di meta e kit tra ultimo TRS e primo TRS. È stato vedere assieme mezzo bo... Ah, è strano vedere insieme mezzo porti come Dispo e Ultimate o come Vegeta pur Bergamo Demon King piccolo Zenkai 7, che per quanto sia fuori meta ti demolisce. Magari dalla prossima tier faremo un passo di mezzo. Vedremo. Perché anche comunque il problema è che anche dalla S e dalla Z comunque c'è tanta differenza, quindi fare tier di mezzo e tanti spot poi per me risulta un po' un casino. Cioè, ok che è vero il suo discorso, però magari poi vediamo nella prossima tier con calma. Riccardo Manazzo, allora, Premess gioca abbastanza in PvP, ok, dice che lui è uno dei team che fa più fatica ad affrontare Legends Road, parlando magari di poter alzarli un pochino. Gli dice come due PG su 3 fanno abbastanza cagare, ma presi tutti insieme diventano uno dei team più difficili da affrontare. E in effetti è vero, raga, un inferno affrontare Legends Road, perché sembra che non muoiano mai, e si buffano di brutto loro tre insieme. Non so se potrebbero essere alzati un pochino, cioè vanno... è difficile qua perché andrebbero presi proprio unicamente come team e non come personaggi a sé. Cioè come kit sono brutti, ma come team insieme spaccano effettivamente. Fatto perché mancano, cioè sono soldi, però per il resto non è che sono così pericolosi. Cioè io quando li becco sì, sono un po' fastidiosi perché tankano, però poi tranne quello non è che fanno chissà... cose eclatanti. Intanto li possiamo lasciarli, dai. Magari dal quarto Legends Road, che diventerà un team con una scelta che puoi scegliere quali personaggi giocare, quale lasciare in panca almeno uno, potremmo un attimino risistemarli. C'era un po' di discordia su Majin Vegeta e Trunks. Allora, abbiamo messo Trunks un po' più alto, non perché Majin Vegeta faccia cagare, anzi è un personaggio con un ottimo kit, ma che ora è... non c'ha più team, praticamente sono il Vegeta Family, che non è il massimo della vita. Nel Saiyan non lo giocate perché è uscito Broly. Cioè, chiaramente, avendo la possibilità di avere tutti i personaggi del mondo, nel Saiyan non lo giocate perché giocate Broly. Dopodiché nel Super Saiyan non è mai stato giocabile perché un Super Saiyan 2, Vegeta Family resta. Che boh, in Blue Purple, raga, Majin Vegeta non... cioè, Blue Purple io me lo immagino Bardock più Broly. No, non ce lo vedo Majin Vegeta in questo Blue Purple dei sogni.
No, è rimasto solo il Vegeta Family e purtroppo il team di certo non ha le aspettative, quindi come kit, ripeto, è fortissimo, Cioè, come però... kit io lo metterei tipo sopra tutto questo tier. Come kit lui è sopra tutto voglio. questo tier. Sopra Il tutti kit è... quanti, raga. Il problema è che non c'ha un team dove possa veramente risaltare. Se vi ricordate all'uscita Vegeta l'abbiamo messo secondo, cioè non l'abbiamo mai trascurato oppure sottovalutato, anzi, però attualmente non può fare molto. Dopodiché Fabio Cheat che vorrebbe Super Vegeta addirittura in tier B, resta qua sul fondo della perché comunque, cioè sì, non è più sto gran personaggio ormai, ma è l'unica scelta pur del Fusion. Tutto qua onestamente. Per chi vuole giocare in pur. Lorenzos, mi ha scritto Crash, mi aspetta in live per tapio nell'FZ7 in Tier God. Alla precedenza, grande bro. Grazie mille per il resub. Allora, dopodiché Bergamo, parliamo un attimino di Bergamo. Non c'è nulla di... Non c'è un granché di cui parlare. Se mi seguite, raga, avete visto uno showcase anche oggi di Bergamo. È uno dei personaggi più showcaseati sul mio canale. Sapete che mi piace un sacco, ma metterlo più su di così onestamente mi sentivo in difficoltà. Perché non è il suo meta, raga? L'avete visto dallo showcase di oggi? Cioè, io non. In un botto di match che ho fatto, io non l'avrei portato Bergamo se non avessi fatto lo showcase di Bergamo. Perché mi trovavo contro Blue Purple come se piovessero. È questa la sua problematica attuale, a mio parere, Bergamo. Lo sta dicendo Luca che allora in pratica io che ho fatto questo. Ho detto vabbè raga, Bergamo lo mettiamo un po' più bassino, lo possiamo abbassare che c'è il mono blu, nemmeno il tempo di finire la frase che Luca mi ha minacciato di morte, proprio ha fatto no tu Bergamo, ti resti alto oppure non ci vieni in live, schifoso. Io vabbè scusa Luca, non volevo chiedere perdono assolutamente, quindi lo sta dicendo Luca, non lo sto dicendo io. Vero, no, raga, lo amo sto personaggio, ma ora come ora non è il suo meta. Quindi lo lasciamo fermo qua, onestamente. Gonzenkai 7, Goten, Ciampa è sceso perché praticamente ora c'è Gogeta Blu che è preferito nel Godki, nel Rival Universe. Comunque, volendo è la prima scelta, però circa perché anche Hit se la gioca molto molto bene, quindi un attimino sceso rispetto alla scorsa tier. Final Form Cura, Frieza Zenkai 7. Raga, mi ha chiesto Kine, io non ho Final Form Cura Zenkai 7, dimmi tu chi va messo sopra. Raga, è stupidissima come cosa, ma un Extreme Free to Play è meglio di un Cura Zenkai 7, di un Final Form Cura Zenkai 7. È meglio, raga. Madonna. Cioè, almeno è meglio prendendo il team Lineage of Evil barra... No, Frieza Force no perché non lo giocate. Anzi, sì, Frieza Force per Frieza, scusatemi, per Final Form Cura invece quello non lo potete quasi considerare. Ecco, considerando che è tutto incentrato sulle Blast, questo Cura Zenkai non ci cozza più di tanto nel team, mentre Frieza, a parte che tanca da pazzi per il fatto che ha un damage reduction sui Saiyan e ne trovate tanti di Saiyan nel meta, c'ha più danni sui Saiyan, quindi bella roba in più. Funziona da support un po' alla Frieza LF, senza dover fare switch o altro che ti forzano un attimino il modo di giocare. Verde che paralizza, cioè non che paralizza, ma che ti blocca. Raga, è una bomba sto personaggio. Non ha veramente, non potevo chieder di meglio da un Extreme Free to Play Zenkai. E comunque può essere anche buffato da Zenkai in Zenkai Bench, quindi Esatto, altre sì, stat. se mettete lui in panca c'ha più 40% di tutte le statistiche, praticamente, e sono ancora più danni che arrivano. Se li giocate insieme in un blu-blu qualcosa e avete la possibilità di farlo perché magari non vi trovate contro team che hanno dei verdi esagerati, girando a Dio, cioè possono essere messi in tier Z alto, girando così. Sono una bomba, raga, sti personaggi, ma lui di più, il buon Frieza di più. E per concludere, Vegeta Pur che è sceso dal tier Z in quanto comunque il Future è il suo team di riferimento principale, mentre Vegeta Femme sì,
è in discesa e nel Godki non viene giocato, potete giocarlo, ma non avrebbe molto senso in quanto si perde le Z-ability. È sceso, raga, per farla breve, non penso che ci sia molto da aggiungere. Abbiamo preferito tenere il tier Z per personaggi un attimino più in meta e più dannosi. Guardiamo un attimino la chat che vedo 1800 cose, anche proprio evidenziate. Allora, Tapion, il gioco è bello finché corto. Tapion, raga, è in fondo a non so dove, è qua nei personaggi sotto, potete cercarlo dopo se volete. Basta parlare di Tapion, adesso facciamo i seri. Poi. Tapion. Broly Green Zenkai 7 va più su nel super. Ah, Broly Green Zenkai 7, volendo, è vero. Potremmo un attimino metterlo forse sopra i due Regen. Cioè, nel Super Saiyan funziona come tank. Nel movie è l'unico tank esistente, praticamente. Ah, Broly, sì. Che poi siamo anche scordati il motivo per il quale è salito. Comunque sì, ovviamente il movie ora, con l'uscita di Broly, Gogeta eccetera, è risalito un pochino, e questo Broly è veramente l'unico che tanca un minimo e dirige la baracca, diciamo. E in più comunque sì, con Bardock che anche gira bene ed ha, diciamo, ha ripreso un senso. Se volete investire sul movie e volete farvi questo Broly Zenkai, ora ha un senso farlo e non sono risorse che sono sprecate. Ovviamente ha ancora i suoi limiti come personaggio, però un pochino è risalito. Sopra i due Zenkai Reg, dicevi? Esatto, sì. Lo metterei sopra Buu e Demon King piccolo per una questione di meta, di utilità, e poi nel Super Saiyan fa cose che gli altri non penso possano fare in nessun modo. Vai, si può alzare. Poi lui spamma anche per Gogeta e Broly, nel mondo che sono sempre ben accette, visto che hanno green rotte entrambi. Buono. Ok, direi che non abbiamo nulla da aggiungere su questo tier. Samu, Goku 3LF non è pervenuto in questa tier list. È un bidone, purtroppo. È un personaggio bidone ormai, Goku 3LF. Ci vuole uno Zenkai. Scoperchiamo un po' di tier Z. Ok, direi che possiamo fermarci qua per il momento. Allora, chi abbiamo? Kefla e 16, no dai, facciamo vedere ancora qualcos'altro. Qualcosina. Quante posizioni che si è perso, Cell. E anche Jiren. Dai, vediamo ancora. Vegito. Ne scoperchiamo ancora uno. Vados. Uno solo. Ok. Bam, ok. Dai, fermi qua. Fermi qua. Allora, ci abbiamo Kefla. 16, Salevo, Jiren, Vegito Blu e Vados. Partiamo da Kefla. Onestamente penso che il suo tier Z sia bello stabile. Perché cioè, è lei stabile. È lei che è stabilissimo come personaggio. Io ritengo tuttora che Kefla sia uno dei personaggi che faccio più fatica in assoluto ad affrontare nella vita. Ma sai che c'è chi la vuole più alta? Io la metterei più in alto in questo meta, dove comunque il Fusion ha Gogeta Zenkai 7, c'ha Gogeta giallo, c'è blu. Io la metterei ancora più su che Flachine. Cioè, non la ritengo un personaggio troppo Jiren. Io la metto a livello di Jiren, onestamente. Che può anche fare cose ben peggiori di Jiren in alcuni momenti, è questo il fatto. A parte che il Fusion comunque è un po' risalito, appunto, grazie alla sì. Perché scorsa tier noi non l'abbiamo piazzato Gogeta, se non sbaglio. No, non c'era ancora il Gogeta Zenkai. Quindi Kefla era lì, Cell era molto più alto per questi motivi qua. Fusion non era così in meta. Ok, quindi ora che magari Fusion ha un po' ripreso a vivere, Kefla è pure green nel meta. È oro essere green. Sopra Sellevo sì, sopra pure Jiren magari o sotto Jiren, boh. Sai che anche sopra Jiren, onestamente, cioè l'ho giocato un sacco, anch'io Jiren e Kefla, faccio fatica però a capire un attimo le 7 e le 14 stelle, perché Kefla la gioca a 14, Jiren lo gioco a 1 più, e quindi ti dico Kefla meglio di Jiren, però contano anche quelle.
effettivamente. Vabbè, parliamo anche di Gen al volo, visto che un po' di nome sei sceso. Dai, parliamone. Okay. Ne parli vabbè, tu? Sì. Non voglio troppo distruggerlo, Jiren, perché è un bel personaggio. Solo che mi sa che la scorsa tier, magari anche presi dall'hype, un po' l'abbiamo sopravvalutato in generale. Diciamo che Jiren è, sì, un bel personaggio. Il Rival Universe è un team comunque in meta, però non lo considero assolutamente top tier. Ancora gli manca qualcosina. Ha quelle statistiche, purtroppo, non essendo Evo Zenkai, che un po' lo penalizzano. Infatti risulta molto squish, alla fine tanca bene o male con la prima combo, grazie al damage reduction, e poi comunque è fatto di carta. In questo meta è molto forte sicuramente sia il colore, sia il fatto dell'anticover, visto che sono usciti due personaggi, sia Gogeta che Glory, hanno la cover sulle strike e lui invece la annulla, almeno per le prime due volte, e quindi va tranquillo. Il fatto è che lui ha un 90% di buff, se non erro, da nulla standing, e basta, finisce lì, cioè non ha chissà quali dannoni. Sinceramente mi aspettavo molto meglio, poi l'ho giocato parecchio, non è che mi abbia entusiasmato. Sì, con il supporto di Vados dietro, però devi giocare doppio green, fa bei danni, cioè sono team situazionali. Con Toppo sì, il supporto va bene, però Toppo devi prendere combo, poi devi switcharlo, cioè non è facilissimo. Quindi diciamo che nel complesso è un bel personaggio, però magari un po' troppo hype secondo me, perché ha i suoi limiti anche lui. Magari se appunto fosse di un altro colore e si poteva giocare a fianco alla Vados, stiamo parlando di un personaggio molto molto più forte e con posizioni in più, così un pochino limitato, ed è per quello magari che non lo vedete troppo alto, che ha perso qualche spot dalla scorsa tier. E perché fra... Boh, perché la Jiren secondo me è più facile da utilizzare, perché ha stack armor su tutto, in più c'è l'anticover. Kefra paradossalmente può staccarsi anche più danno di Jiren, e il team attualmente Fusion e Rival Universe, magari il Fusion lo preferisco, visto che Gogeta Red Zenkai, uscito Gogeta Super Saiyan Blue Hell, quindi magari il Fusion sta messo un pochino meglio. Non lo so, vuoi fare un sondaggio? Loro due? Facciamo un sondaggio, sì, perché anche in chat vedo un sacco di indecisione tra chiunque praticamente, quindi... Creiamo un sondaggio, raga, e sistemiamo subito così la questione. Gestisci sondaggio. Nuovo sondaggio. Jiren versus Kefla. Sono due personaggi che onestamente adoro. Adoro tutti e due. Kefla... sono tutti e due delle bombe, raga. Se Jiren avesse avuto magari il card draw speed di Kefla, vi direi Jiren tutta la vita. Però un po' si sente che Jiren c'ha il card draw speed che gli serve come il pane unicamente quando attiva la main. Va bene, ditemelo voi, raga. 5 minuti di sondaggio, anzi facciamo 3, una roba rapida. Via. Partito. sì, ragazzi, 16 sta scendendo perché i droids stanno scendendo. Anche se l'Evo è lo stesso discorso. Purtroppo più va avanti, più noi danno il colore blu o anche un colore viola, perché 21 no, è praticamente inutilizzabile. E loro si ritrovano con tre colori fissi, di cui anche se l'Evo che nel meta blu attuale fa parecchia fatica, quindi per forza di cose stanno scendendo entrambi. Sì, e pian piano poi stanno saltando fuori buoni personaggi rossi per counterar 18, che era praticamente il cardine principale del team. Esatto, cioè e non esiste ancora un blu per salvarla, è il problema principale del team. Esatto. Intanto, wow, 74% dei voti su Kefla, raga. 74% dei voti su Kefla. Ok. Sta volando per bene. Mi cambia poco, cioè secondo me mettere uno sopra sotto l'altro... Sì, di uno spot cambia veramente poco, raga. Sono due personaggi dove c'è solo da inchinarsi per il kit che hanno. Va bene, direi che non possono esserci ribaltoni, visto che più di 400 voti per Kefla e meno di 150 per Jiren ha vinto Kefla, raga, non c'è possibilità di comeback per Jiren. Ok, postazioni invertite. Dopodiché, Vegito Blu Vados, Vegito Blu è salito rispetto all'ultima tier list.
Perché comunque Godeki Fusion, tutto quanto, ne hanno guadagnato dall'uscita di Gogeta Giallo, girano bene insieme, girano molto bene insieme e non penso ci sia molto da aggiungere. È stato un personaggio di cui si è detto vita, morte e miracoli negli scorsi mesi. Vero. Qualcuno vorrebbe Vados sotto Vegito? Io onestamente no, perché Vados torna più scomoda, utile in un sacco di situazioni. Cioè, sono personaggi molto diversi, chiaramente. Uno fa danni e l'altra fa fare i danni, cura, fa 1800 cose, raga. Vegito, fai danni. Se sei tappato, se comunque c'hai buff, se glieli togliete, raga, non fa nulla. Cioè, a me è capitato di vedere alcuni match dove boh, mi ha tirato un Rising Rush senza buff su un personaggio rosso e tipo andava giù di tanto così la barra degli HP mentre mi lanciava gli attacchi. No, Vados onestamente in questo meta, in questo periodo attuale, la considero più fondamentale e migliore e utile di Vegito Blu. Sì, anche perché poi sinergizza molto bene con Gogeta nuovo, che anche il Silphidial, quindi con lo switch in pratica vedete Gogeta che è la barra che ritorna metà HP, è allucinante. Sì. No, no, a prescindere, la reputo molto molto più utile anche in questo meta e come dico che è attuale, che è assolutamente top tier, quindi la lascerei sopra. Yes, ma anche in chat vedo che bene o male la maggior parte delle persone è concorde. Vogliamo fare un mini sondaggio? No, dai, facciamo saltare fuori qualche altro personaggio da questa tier. Pam, 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 pam. Ok, potremmo far saltare ancora Tech. Così. Arriviamo fin qua, raga. Arriviamo fin qua, raga. Allora, vediamo un attimo. Ci abbiamo Beerus Zenkai 7, Goku Black Rosé e Evo e Goku Ultra Istinto. Cosa abbiamo da motivare per questi spot? Alla fine sono rimasti Bene o quasi male uguali quelli che a c'erano prima, sì. sì, perché per giù le posizioni sono quelle. L'unico cambiamento è stato mettere lui sopra Rosé, perché per un fattore più di team, visto che il Future sta parecchio calando in generale, e visto che abbiamo fatto in pratica lo stesso discorso anche con Vegeta Pur, allora a questo punto lo facciamo anche con il Rosevo, e comunque lui è anche considerato a 6 stelle, quindi magari nel Gotchi attuale, che ripeto è un team top tier a parer mio, può risultare più decisivo di un Rosevo, che però attenzione non perde troppi spot perché è uno dei pochi green veramente forti e solidi da mettere contro la miriade di blu che sono nel meta, quindi non sottovalutato troppo il caro Rosevo perché rimane ugualmente un personaggione. Per Bobirus credo sia rimasto identico, cioè non abbiamo fatto spostamenti Beerus, sì, perché c'è cioè, praticamente sì, erano sempre Beerus e Vados uno di fianco all'altro e sono rimasti tali e quali. Majin Buu, Vegito Super Saiyan Blue, ancora un 10 su in terra, anche se non lo gioco. C'è un PG che entra e ti fa anche con poco ki 5 strike di fila. E poi non è proprio vero che con poco ki ti fa 5 strike di fila, bro. Si recupera 5 di ki ogni strike che lancia dopo che ne spreca 19. Se hai poco ki comunque ne lanci una, massimo due di strike. Molto più su di così. Allora, scoperchiamo tutto il tier pian piano e poi magari riguardiamo qualcosa. Però no, non tornerei ancora su Vegito Blu. Goku Ultra Istinto, a mio parere, qua si merita assolutamente sto spot perché è scomodissimo da affrontare, principalmente per quello. Che dici? Riveliamo gli ultimi personaggi del Tier Z? ma oddio, se no guarda, aspetta, gli ultimi i quattro, perché sicuramente saranno quelli più discussi, credo. I prossimi quattro, sembra vedere. Vediamo, vediamo. Ma devo rivelarli tutti, altrimenti si scopre parte del Tier Sì, God vai. qua. Tan Vero, vero, vai, vai, vai. tan tan tan. Ok, vi lamentavate che c'erano solo verdi in Tier Z? Ed ecco la parte dei blu, raga. È tutta lì, è tutta lì, tutta la parte dei blu è top tier Z. Ok, c'è da parlare parecchio in questi Sì, spot, direi.
C'è un po' da parlare qua, c'è un po' da parlare. Allora, partiamo da Frieza? Partiamo da Frieza, Vai. raga. Allora, Frieza Red. Su Frieza Red ci sarebbero da scrivere dei libri. Ve lo dico, per tanta gente, me compreso, come kit, questo personaggio può essere considerato migliore sia di Gogeta che di Broly, raga. Frieza può essere considerato migliore di loro per kit. Lo vedete così basso? Perché Lineage of Evil barra Frieza Force barra Movie, gli unici suoi team dove gioca, non, che in realtà non sono pochi, non sono così un granché. Tutto qua, raga, ma lui come kit c'ha qualcosa che vi rovina praticamente. Vi rovina lui di carta verde più Blast ha praticamente fatto il game. Carta verde più Blast, lui controlla l'intero match. È una roba stupida, è una roba che mai mi sarei aspettato di vedere da Frieza del movie di Broly, che non fa niente in quel movie, prende solo botte. E ne è uscito il miglior Frieza in game mai creato su Legends. Yeah. Dopodiché abbiamo Toppo Tier God e a questo punto è il miglior Sparking non Legends Limited, non Zenkai di tutti. È lui, è Toppo, raga. Perché è così in alto Toppo? Ce ne vuoi parlare tu, Kinoz? Sì, diciamo che Toppo nella scorsa tier memavamo tanto un po' su di lui perché scalava posizioni dopo che ci rendevamo conto del kit sbroccato, però effettivamente rigiocando anche bene è veramente lui che ti carrega l'universo del nome Jiren, poiché è praticamente uno dei kit più completi del gioco attualmente, danni, tankiness, support, qualsiasi cosa, cioè in pratica lui si prende una combo e già fa più danni di Jiren, per esempio. In più locca con la main, con l'ultimate, cura tutti con la main, cioè veramente completissimo. Ripeto, se magari poi più in là avrà un buff ulteriore al team, secondo me Toppo può solo che salire davvero perché è un mostro di personaggio. Ho visto anche gente che magari diceva più basso attualmente, però secondo me è più pericoloso di tutti quelli che ha dietro. Magari Frieza Red, se avesse anche lui un Loe ho messo meglio perché attualmente lui sì è un buon team giocabile, però gli manca ancora qualcosina. Non è top tier, non ha un verde forte di riferimento se non Metal Cooler, però Metal Cooler comunque un personaggio con i suoi limiti, non ha nemmeno il giallo perché Frieza Full Power ormai è ingiocabile e quindi gli manca qualcosina, magari un altro Zenkai, un altro personaggio nuovo, come detto anche tu Frieza sta lì. C'ha due personaggi buoni praticamente lo e poi ce n'è uno buona metà che è Frieza LF, dipende quante stelle lo avete e basta praticamente, non c'è più nulla in quel team. Metal cura, ma non sinergizza raga, è uno striker, è chiaramente uno striker. Sì, si energizza poco. Quindi Frieza Red, come detto anche tu, è tra virgolette così basso perché parliamo della top 6 della Z, perché appunto non ha un team così grosso alle spalle, anche se è buono. Toppo, boh, ve l'ho già detto, lo ripeto, reputo uno dei personaggi più completi in generale per quello che abbiamo lasciato lì sopra. Poi, Gogeta e Broly. Qua c'è proprio da fare un poemone, mi sa. Cerco di riassumere il più velocemente possibile. Allora, Vai. la Broly perché è più semplice spiegarlo. Allora, Broly, se preso magari in un movie o in un powerful opponent, lo considero molto più basso della posizione in cui è attualmente, che sì, è un personaggio molto forte, però lui ha puramente danno, ha solo danno e deve costringere per forza a switchare durante il game, perché così riprende il banishing, si buffa altro danno, ma soprattutto ha il card draw speed, così appunto da continuare le combo e continuare a buffarsi di damage. Se non ti forza allo switch, allora non è così pericoloso. In più è anche fatto veramente di carta, perché ha il damage reduction solo in cover o post green, ma una sola combo, non ha un damage reduction né all'entrata né fisso, quindi se ve lo prendono con le stats non Zenkai, non Evo, ve lo squagliano, cioè viene veramente demolito. Broly sta in quella posizione perché esiste il Blue Blue Purple con il caro Bardock, con il Blue Blue Purple appunto e con i crit e il supporto e il danno di Bardock, Broly diventa veramente stupido, cioè è veramente scemo. Prende, critta, ti fa quasi sicuramente
un personaggio con una combo, ti smolegolo anche in green, non gliene frega niente. Tu sei costretto a switchare perché sennò perdi il personaggio e lui continua, e lui si buffa. A... perché si buffa e si ribuffa. È veramente un mostro. Quindi nel proprio parco l'attuale lo consideriamo sicuramente meglio di Gogeta, soprattutto poi il rank dove appunto le stelle sono a un massimo di 6 come lo vedutiamo noi, e magari Gogeta lo vedete un po' meno performante. Per Gogeta, allora, per Gogeta io ho letto tantissimo trash talk, ma ovunque c'è veramente gente che lo considera scarso, secondo me molto ingiustificata come cosa, perché sì, è un personaggio che magari a stelle basse vi performa poco per appunto le statistiche, però io già per esempio a 3 stelle lo vedo che fa i suoi dannoni, almeno dopo essere un minimo setappato fa veramente tanti danni. A 6 stelle vi giuro che performa tanto tanto bene anche in ranking. Come team ha il Fusion, che adesso si è risollevato parecchio. Anche nel Saiyan è comunque giocabile come scelta IL, e soprattutto nel Gokki, con Valos dietro, sinergizza benissimo. Cioè Valos lo cura, tanto se il Fial, quindi alla fine sì, è squishy, però se ve lo giocate bene con le rotazioni magari vi rimane in vita per parecchio tempo. In più si staccano entrambi i danni, Valos quando lo switcha lo buffi damage, lui si continua a setappare e arriva in circa mid game, che fa davvero danni allucinanti, cioè altissimi. La green card è un po' un'arma a doppio taglio, ok? Perché se mandata bene, ragazzi, vi giuro, c'è del game, perché prendete, che ne so, un rosso, ok? Switchate, mettete il blu, che è Vegito, Goku Super Saiyan Blue, nel God Key parlo, o nel Fusion, e gli fate 100-0. Prendete un neutro, oppure un colore a favore, con la green card, andate all-in e lo ammazzate, cioè tranquillamente. Però se sbagliate la green card, ed è molto difficile da mandare, almeno contro gente che è capace a giocare, allora vi faranno tanto tanto male, perché effettivamente soprattutto il rank è fatto di carta, anche lui, è fatto veramente di carta. Per il resto, kit completissimo, strike, cover sulla strike, tantissimo danno, main ability veramente assurda, perché l'ultimate, a parte che ha percentuali altissime, e ha il supreme come moltiplicatore, in più si mette il damage cut del 100% per 30 secondi, che è tantissimo su qualsiasi cosa, e all'anticover come Jiren per 3, che in questo meta è fondamentale. L'unica pecca, se vogliamo vederla, è il card draw, che secondo me è una grande pecca. Sì, io me lo sarei aspettato un card draw speed da uno come Gogeta. Cioè, Gogeta blu, raga, non c'hai un card draw speed. Avete dato a Red, no? Deve setupparsi tirando le carte, non gli dai la possibilità di tirare più carte, non gli dai una carta all'ingresso, non gli dai niente di niente di tutto ciò. Cioè, no, infatti, ma poi anche con il kit, cioè, sinergizzava bene, perché lui se deve tirare tot carte per setupparsi, gli dà il card draw e lo fa in una combo. Così no, così deve fare due combo, deve tirare più carte, cioè... Non lo so, è veramente... si sente il limite del card draw, è pesante. Ah beh sì, ha voglia, ma anche perché ormai c'è quasi tutti quelli che stanno alti in top tier c'hanno un card draw speed maggiorato, e lui no, per forza di cose. Grazie Alt Simo per la sub. Quindi, boh, cioè, non ho capito questa scelta, però, cioè, ragazzi, non potete considerarlo trash con Gogeta, perché ha veramente un kit molto, molto forte. Poi, boh, per Bardock e Cheat Coup, veloci, Bardock l'abbiamo messo sopra, vabbè, lasciando che Zenkai, 14 stelle, eccetera, il rank vi performerà quasi sempre meglio di qualsiasi altro Kichiga che avete dietro, ma poi è lui il personaggio fondamentale del Blue Purple attuale. Metti Bardock a fianco a Broly, e poi ci metti Goku Super Saiyan 3, o metti Mono Blue con Cheat, dipende da chi è contro, e avete un team veramente sproccato. Infatti a RP alto si becca praticamente solo quello, o Saiyan, o i soliti Zenkai 7 team. Cheat Coup stessa cosa, personaggio solidissimo, non ha perso nessuna posizione né guadagnato, sempre lì tra i primi della Z, adesso poi questo meta ancora meglio. Basta, sì, viaggiano di brutto loro due insieme, Bardock sì. Più Cheat Coup insieme fanno paura proprio. Allora, vedo un sacco di subbuglio, vediamo. Vabbè. Aranzulla, vorresti Frieza più alto di così? lo so che è un figo Frieza, te l'ho detto bro, appena Lineage of Evil sale un po', lo mettiamo sopra. C'è chi vorrebbe il sondaggio Broly Gogeta, vedevo gente che vorrebbe Goku Ultra Istinto più su di come sta.
qualcuno che voleva Goku Black più su di così, raga, Goku Black fino alla scorsa tier era il top del sogno proprio, era il miglior personaggio SP non Zenkai, non Legends Limited che voi potevate sognare. Ora come ora, a mio parere, non è più così incisivo per il non è che non è più così incisivo, se ve lo beccate contro fa ancora malissimo, però il team un attimino ha perso rispetto a prima, tutto qua. Mentre vedevo gente che vorrebbe Beerus un pochino più in basso, e forse Beerus un qualche spot da possessore di Beerus Zenkai 7, vi direi che potrebbe scendere di qualcosina. Il fatto è che tu nel GOTY preferisci Beerus o Vados? Vados, non avendo... alla fine Vados, bro. Ah, diciamo che se ho possibilità di giocare green, li uso entrambi, ma se mi devo portare uno porto Vados. Non lo so, perché io appunto non avendo Beerus pensavo che ti dava un po' più di sicurezza nel team, se no risultava un po' sfisci la situazione, però boh, effettivamente ti porti sempre Goku Super Saiyan Blue. Se vuoi puoi anche metterla sotto Vados. Io, cioè, alla fine la tenavamo lì, se ti ricordi, perché consideravamo Beerus un po' più performante. Sì, quello sì, per ora come... cioè, quello era vero, per ora che c'è comunque anche un Gogeta, roba così, Bolti magari non c'ha più bisogno di essere sul sicuro, diciamo, statisticamente, ma è meglio avere un supporto più serio. Puoi anche switchare le due posizioni, va bene. Dai, invertiamoli, pam pam. Ok, allora, un equip apposta per Gogeta Legends Limited? No, bro, non è ancora, uscirà tra mesi e mesi e mesi. Cheat al posto di Goku Blue Super Saiyan God Super Saiyan nel tier God, io lo trovo molto meglio. Vado se non tanca un cazzo, quello è ovvio, raga, vado se non tanca, però non lo usate come tank, Vados. Un po' come mai ai tempi. Come lamentarsi gioco, che... che tipo, boh, se il Prevo non tanca, non vi aspettate quello da lui. Normale. Allora... comunque vedo molti che vogliono un istinto sopravvisa. Sì, sì. Allora, team, io concorderei anche, ci siamo. Quello sì. Quello sì. Poi considerando l'1 a 6, 1 a 7, Goku Ultra Istinto, raga, è molto scomodo da affrontare. È molto molto scomodo da affrontare, ora più di quando abbiamo fatto la prima tier, perché a quanto pare tutti hanno capito come usarlo al meglio. E chi non ce l'ha mai fatta usarlo non se lo porta più in PvP, ma... cioè, tutti Goku Ultra Istinto che vedete giocare ora sono mille volte più fastidiosi di quelli che vedevate i primi giorni dell'uscita. Per me si può anche alzare sopra Frieza. Invertiamoli. Mi spiace Ranzulla, ma Frieza si è perso uno spot anziché salire ancora di più. Sopra Toppo, raga, giuro che no, perché questo Toppo a 7 stelle, presi proprio così come li consideriamo, ha un Goku Ultra Istinto a 6 stelle, preso come lo consideriamo, gli caga in testa, gli tira due strike, la Ultimate non può switchare, morto, raga. No, e se io fa la stessa cosa, Goku Ultra Istinto su Toppo, Toppo non muore, punto. No, sul serio, Toppo lo considero troppo completo e troppo performante, cioè mi è veramente sorpreso, perché poi rankando tanto me lo... cioè, ma te lo becchi tipo contro, soprattutto a stelle rosse, anche tipo dalla standing, è un inferno. Prende una combo, non muore, ti tirano due pizze e ti manda in coma. Sì, no, più che altro davvero, gli fai un po' di roba che gli tira una combo, gliene tiri un'altra che riesce a evitare un suo attacco, poi finalmente lui ti mette in combo e ti torna con gli interessi tutti i danni che gli hai fatto. No, ma tipo anche Zenkai è uguale, cioè ti demolisce. Sì, ti massacra. Grazie mille Siberius per il resub, grande bro, il maestro delle tier su Instagram. E grazie Zetraz per i beat. Broly LF sotto Gogeta. Broly LF è forte solo per Bardock. Però bro, non è che puoi considerare e dirmi allora non prendiamo Bardock. Cioè, esiste. Esiste. Esatto, cioè, se ci fosse un Bardock per Gogeta giallo, per Gogeta blu, ti direi Gogeta superiore a Broly. Ma purtroppo non esiste il Bardock per Gogeta blu. Quindi, grazie mille, Manuel, per la sub. Benvenuto nella fam, bro.
Cioè, tutti i blu che vedete, magari, soprattutto magari Broly, appunto, che è vivo, grazie al blu purple, se esce, che ne so, domani esce, Bardock di Zenkai, e fai, vabbè, ok, Broly torna giù, via, perché i blu scompaiono dal meta, però per adesso con il meta attuale, veramente, quel Broly è devastante. Bueno, bueno, bueno. Dopodiché, beh, direi non c'è molto da aggiungere. C'era qualcuno che voleva Cheat Queen Tier God, oltre a Fabio Cheat, che è super fan di Cheat Queen, ma oltre a lui qualcuno vorrebbe Cheat Queen Tier God al posto di, lo facciamo vedere subito, lui. Al suo No, posto. io Leonas sinceramente. Napoletano, benvenuto nella fembro. Ma io non cambierei perché, appunto, reputo, ho detto 20 volte questa live, ma anche tu credo. Incolchi è uno dei migliori del meta. Goku Super Saiyan 2 è sicuramente il miglior personaggio che hanno. E proprio si traina il team sulle spalle, cioè fa tutto e tanca all'inizio, comunque anche dopo è abbastanza solido, fa danni allucinanti. Poi mid late game praticamente ti one comba qualsiasi personaggio. Con la Sì. main, il vanishing è molto versatile in tante situazioni, l'ultimate è praticamente un one shot continuo, cioè è veramente una bomba, supporta gli alleati, poi lui continua le combo il card draw, si recupera il ki, quindi fa veramente combo infinite, letteralmente. È veramente tanto tanto forte, cioè per me è più versatile di Cheat Queen, che magari è più lento, si deve setappare, pochino, deve essere un Quello po' più bravo sì, alla però comunque anche Cheat Queen resta una bestia di personaggi in ogni caso. Cioè, a maggior ragione io avevo rankato gli ultimi giorni di sta season con un team sbagliato praticamente, che è Bardock più Cheat Queen più Gogeta Red, e non ce n'era per nessuno. E merda, Cheat Queen ha fatto delle situazioni pazzurde comunque. quello si sì. Ma hai visto Magari poi con il potremmo metterlo in tier God insieme a Goku, cioè sotto di lui, ma comunque forse il God se lo merita, che dici? però così poi diventano sette. Lo so, però ci può stare le 7 sfere del drago, i 7 personaggi del tier God. Dici, ma per me va anche bene, sono abbastanza chiuse. Però Dai. Goku lo lascerei sempre un po' sopra, cioè non lo metterei mai, Sì, non mi lo perderei lascio. mai. Facciamo così. Facciamo così, va bene? Va Tutti contenti buono. ora. Tutti contenti, raga. Allora, ok, loro due praticamente li abbiamo analizzati, ne abbiamo parlato. Riveliamo un altro spot. Ah, Oddio. ok, ero sulla schermata sbagliata. Tan 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 tan. Qualcuno qua ha perso qualche posizione, raga. 18. Solita motivazione. Non c'è un blu che la copra. Android fermo all'uscita di 18 gialla, praticamente. È lì l'Android, non si è più aggiornato praticamente dallo Zenkai di 18, mai più aggiornato. Quindi. Esatto. Cioè, io sono il primo a piangere qui, perché amo un Super sacco la fan comunque, della però 18, il buon Kine. Android, cioè, mi ha carriato il team per mesi, è solo che attualmente davvero i Doi hanno perso tanto, anche il female comunque, guarda, 18 alla fine, ti giuro, affiancata a Vados, ha tipo i danni più alti del gioco, cioè allucinante, non so se l'hai mai provata, è solo che anche lì comunque il female gli manca tanta roba, ho visto dei team tipo Vados 18 top, c'è cioè robe allucinanti per fare, per farla Sì, girare la bene. metti ovunque praticamente, che si buffa di danni, fa cose stupidissime. Cioè, lei sarebbe ancora probabilmente al secondo Seconda, posto tranquillamente seconda ancora. se avesse Il un fatto team un attimino più che seguisse il passo coi tempi. è che esatto, manca il blu poi che la copra. Cioè, lei ha perso posizione appunto perché io anche il blu che la copra, non per altro e per i team. Se consideriamo il kit, rimane sempre seconda, cioè c'è poco da dire. Ok. Svegliamo un altro spot. Tan Eh tan sì, tan eh tan sì. tan 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 tan. Il miglior Gogeta di queste ultime settimane. Roba. Lo sai che con Blasi, ci parlavano, ha fatto, guarda Blasi, io veramente ho tanta paura che fanno Gogeta Super Saiyan Blu più scarso dello Zenkai Super Saiyan. E lui mi ha Tac. fatto, no, ma che, ma ti pare? Ok. No. Con Blasi prima che uscire di VGI. Cioè, praticamente a sto personaggio manca il cover change, manca l'anti-cover, e poi sarebbe meglio in tutto e per tutto e per tutto e per tutto. Ma proprio in No, tutto e per tutto e per tutto.
soprattutto il rank poi dove lo becchi sempre a stelle altissime, quel Goji Morello lo becchi sempre a 3 stelle in pratica. Tu lo vedi, ci sono 5.000 livelli di differenza quando arrivi il pesce, no, allucinante. Comunque sì, Gogeta è un mostro e in teoria, a parte che l'hai fatto fame da... Ah, c'è cioè solo Gogeta si vede, non c'è quello dopo? Esatto, no. Lo facciamo saltare fuori anche quello dopo? Sì, perché molti li mettevano a confronto. Con Goku Super Saiyan 3 Zenkai 7. E, boh, per me sono un personaggio abbastanza... Sì, no, vorrei dire, avete presente il blu purple? Lui è il purple, cioè, questo è il fatto. Anche. Diciamo che Gogeta è sicuramente, ora l'ho detto tipo in tutti i film, Fusion, Saiyan, cioè nel Saiyan è un mostro, ragazzi, poi nel Saiyan. Poi nel Super Saiyan con Bardock, che sentire che ti smolego anche il blu praticamente. Però nel meta appunto mono blu magari un pochino fatica la fa anche lui. Poi Goku Super Saiyan 3 per me quella strike che si spawna appena entra è veramente la cosa in più che lo rende veramente spaccato. Vero. Hai quella strike che fa un milione di danno e poi puoi dire l'altro, cioè veramente sì, non c'è Vados che tenga raga, anche se buttate Vados dentro si prenderà una strike che le farà malissimo, sì, non sì, potete sì, fermare sì, sto personaggio. E in ogni caso può allungarsi anche solo di uno la combo per mettere in combo l'ultimate. A posto così. Sì, non c'ha problemi lui. Cioè mette una pressione allucinante senza avere card draw solo per quella strike che... in cui entra. E poi ovviamente blu purple, triple Zenkai con Broly ed ecco che abbiamo il purple. È la fine, in più lui è la fine, la fine. Anche il suo family, giusto per ricordare i film che ha Goku Super Saiyan 3. Quindi sta lì. Terzo, perché... possiamo far vedere i primi due. È facciamo cambiata vedere la situazione, ragazzi. Il secondo personaggio più forte del gioco. Vai. Mostriamo anche il primo, raga. Il personaggio migliore di Legends. È lui. Ormai lo sapevate tutti, raga. Ormai lo sapevate tutti che c'era Tapio nell'F Zenkai 7 in primo spot. Per la GR di fine anno abbiamo dato finalmente spazio a Tavion, finalmente. L'abbiamo tenuto stavolta, niente meme proprio, l'abbiamo messo lì dall'inizio. Per far dire alla gente, ma chi è il settimo, il sesto personaggio del Tier God? Chi è? È fucking Tavion. E già la gente diceva, ma come Gon al secondo posto? Hai visto i migliori via dei meme? Ho pianto, non ho fatto delle presentazioni come all'F. Spettacolo vero, raga. Non dico il video. Spettacolo vero, raga. Ma ci credi che non tanta gente, ma un po' di gente è riuscita a commentarmi sotto al video dicendo... Ma Tapio non è Legends Limited, ma Tapio non c'ha lo Zenkai, ma grazie al cazzo gli volevo dire... Ma come no? Non hai visto il video dove c'è la Gogeta? A me sembrava uno Zenkai 7. Quanto è bello che è rimasto con 2000 HP. È la cosa più assurda mai successa. mamma mia. Bella per tutti, raga. Buonanotte a tutti quanti. Grazie ancora, Super Bro Skin, per avermi assistito in questa ennesima tier list. Che però è stata molto liscia come l'olio, devo dire. Sì, tier di fine anno, la migliore tier. Con i botti di Capodanno proprio. Bene. Bene, decisamente buonanotte a tutti quanti, raga. Un saluto a tutti. Notte. Grazie ancora a tutti.